Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, oggi in questo video vi sono tanti option. Allora, oggi in questo video ragazzi vi farò vedere come creare un programma semplicissimo per Windows, qualunque Windows, 64 bit solamente. Questo è un tutorial per i 64 bit. Quindi, niente ragazzi, intanto vi annuncio che arriveranno nuovi contenuti, anche un pochino per la macchina virtuale con Windows 10. La macchina virtuale arriverà, vi farò qualche contenuto, qualche episodio anche dalla, se ci riesco ovviamente, perché sto scaricando Windows 8.1 4 GB, tra, ma penso anche tra 20 minuti avrà finito o tra mezz'ora. Comunque oggi focalizziamoci su come creare un programma per Windows 64 bit. Allora, innanzitutto scaricatevi, ragazzi, vi consiglio, ovviamente poi fate come volete, vi consiglio questo qui, Visual Studio. Questo qua non ho capito cos'è. Ah, vabbè, vedete, sì, appunto. Vi consiglio Visual Studio 2013, perché è pieno di roba, veramente c'è tante cose che nemmeno io sapevo. Allora, innanzitutto, se volete creare un'applicazione per PC, dovete andare sulla sezione View, attivare il Solution Explorer, che io in questo momento vado a chiudere tutti. Vado a chiudere. Facciamo conto non ci sanno, ok? Noi partiamo tipo così: View, Solution Explorer, Team Explorer e la Toolbox, che ci servirà, molto importante. Poi, una volta fatto questo, un attimo che ogni tanto devo controllare il download. Finora ha scaricato tipo 2 mega, ogni tanto c'è qualche rallentamento. Comunque, New Project. Ora mi direte perché ce n'è in inglese, perché purtroppo ho trovato una versione in inglese. Comunque non fa niente, in inglese più o meno ci riesco bene, dai. Allora, diamo un nome al progetto e lo chiamiamo, esempio, base. E lui ci creerà il progetto, esempio, base. Poi abbiamo qua una lista intera, che possiamo mettere tutte quante le cose che vogliamo, tipo mettere, non so, facciamo conto un button, dargli tipo mostrarci il testo attraverso questo button. Andiamo nelle proprietà per cambiare il nome e lo chiamiamo Ciao YouTube. Andiamo un pochino, eccolo qua. Ciao YouTube. Se facciamo doppio clic, ovviamente ci aprirà il source code. Allora, nel source code possiamo mettere tipo questo: message box.show. Vi spiegherò poi perché. Qui ci mettiamo YouTube, che è quello che ci appare davanti. E poi qui sopra ci mettiamo Italia. Ok, una volta fatto questo, Ciao YouTube Italia, YouTube Italia. Ok, ovviamente si espande. Se non volete farlo espandere, andate su Form 1. Poi cliccate qua, Maximize Box False. Ritentiamo un attimo. No, però ovviamente lo potete allargare da così e quindi niente. Comunque vedete, ciao YouTube, vedete, ecco qua. Poi vogliamo far tipo cambiare, non so, allora. Prendete una A label, questa qui. Normale, no label, link, label, no. Quelli lì no. Ah, prendiamo questo label, no? Rendiamolo invisibile, quindi cancelliamo il testo. Poi andiamo sul button, ciao YouTube. Prima ci mostra il messaggio. Poi facciamo A label1.text uguale, virgolette, e qui ci mettiamo il testo.
che deve apparire quando noi clicchiamo, tipo caricato. Boh, tipo noi clicchiamo ciao YouTube e lui che ci dice è caricato. Boh, però per fare un esempio anche. Oppure possiamo invertire i codici. Questo va sopra e quell'altro va sotto. Caricato ce lo dice subito, quindi. Ce lo dice subito istantaneo. Invece prima appariva prima questo e poi questo. Così ci fa capire magari che abbiamo caricato tipo un messaggio. Poi vogliamo fare un'altra cosa, tipo. Vi siete mai chiesti come mai in cima a tutti quanti i documenti, tipo qua, se puoi fare in modifica formato visualizzare, poi informazioni, notepad, qua, vedete? Quindi. Allora, per fare questa cosa è molto semplice. Intanto devo trovare il tool che ci può aiutare a fare questa cosa. Un attimo che controllo, ok. Allora, dobbiamo andare in basso e trovare, come si chiamava? Mi sembra Tool Strip. Esattamente, Tool Strip. Qui aggiungiamo un bottone, qui poi possiamo aggiungere bottone, label, split button, separatore. Mettiamo conto questo è un bottone. E si chiama, boh, aspettate prima però. Sì, vabbè, allora, quando noi ci passiamo sopra con il mouse apparirà questo. Qui ci mettiamo tipo informazioni. Ma qui non appare. Però, ecco, vedete? Comunque non ha input. Quindi andiamo su Project, Add Windows Form e mettiamo un form che vogliamo noi. Ok? E lo chiamiamo info.wb. Questa è una nuova scheda. Poi andiamo nella toolbox, prendiamo un panel che tipo è uguale a quello che c'è dietro. Comunque, anche per fare tipo così, guardatemi. Proprietà control, ovviamente il colore. Web, tipo facciamolo, non so, dark orange, vedete? Qui ci mettiamo poi un tasto, ci mettiamo subito il tasto button, alziamolo ancora un po', ok, così va bene, e qui ci mettiamo il testo, tipo ok. Qui ci mettiamo le nostre informazioni, tipo, boh, andiamo qua, label, non di qua, su info, qua, mettiamoci le nostre informazioni, espandiamo da qua e scriviamo, questo è un esempio base per YouTube. Italia, iscrivetevi, lasciate like, poi mettiamo tipo copyright 2019, tutti i diritti sono riservati, e poi andiamo a centrare tipo qui il testo, anche se non va bene così, però per fare un esempio è importante che uno capisca il concetto. Poi qui in basso ci mettiamo tipo una versione build, la versione quelle che appaiono, a volte appaiono anche in basso le versioni. Mettiamo build 2.0.1 per fare un esempio. Poi lo clic ok e facciamo mi.close che quando abbiamo letto possiamo chiudere da input. Io però lo voglio far leggere qua, quindi come cazzo fa? Ci clicchiamo qua. Doppio clic e facciamo info.show. Info in questo caso si chiama il nuovo quello
progetto che abbiamo fatto. Fate sempre la build e fate start. Ecco, vedete? Stessa grandezza, sì, è uguale. Questo è un esempio per YouTube. YouTube Italia, iscrivetevi, lasciate like, diritti, vabbè. Build 0.1, vediamo però se funziona questo button. Esatto. Ne vogliamo mettere uno anche qua. Non ci sono problemi, si può anche fare. Dobbiamo farci un due balletti, va. Aspettate, eh. Ok, ecco fatto. Chiudi, vedete, ed è fatto. Ragazzi, questo era un esempio base, appunto, come si chiama il nostro progetto, come fare un'applicazione per YouTube, ovviamente non la salvo, facciamo discard e chiudiamo Visual Studio. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando ragazzi, lasciate tanti like, noi ci vediamo al prossimo video che sarà molto presto. Buona serata.